Ad aprile di quest'anno abbiamo visto sui siti, diciamo siti internet, la pubblicità di Policentro SPA, all'interno della quale diciamo, questa società, questa grandissima società che realizza centri commerciali non solo in Italia ma in Europa, in America Latina e in diverse parti del mondo, dichiara che sta realizzando un centro commerciale a Castel di Calepio. In maniera inequivocabile ci sono i disegni dell'intervento che corrispondono ai disegni che sono attualmente in discussione nel Consiglio Comunale e quindi chiaramente Policentro SPA è il vero, diciamo, secondo noi è il vero attore di questo intervento. Policentro SPA vede a capo l'ingegner Lino Iemi, che ha, oltre ad una serie, diciamo, preoccupa anche abbastanza il fatto che sia indagato per vicende, diciamo, legate a centri commerciali in altre parti d'Italia, in Sardegna e in Campania. In questo momento hanno in progetto la realizzazione di 5 mega centri commerciali in Italia per 600 milioni di euro di investimento. I luoghi sono Partinico, Afragola, Imola, Parma e Castel di Calepio. L'ingegner Lino Iemi fa anche parte di un'associazione che si chiama Costruiamo il Futuro, è vicepresidente, il presidente di questa associazione è l'onorevole Maurizio Lupi, cioè noi non siamo contrari all'insediamento delle cose per questioni formali, noi diciamo questo. Le ex fonderie del Quintano hanno causato durante il loro funzionamento per 25 anni l'inquinamento che ha prodotto problemi di salute notevoli per i lavoratori e per i cittadini che abitavano nelle zone. Dopo questi 25 anni, da 20 anni è cessata l'attività della fonderia e lì ci sono migliaia di metri quadri di eternit in decomposizione e che ogni giorno portano polvere sulle case dei cittadini che risiedono lì vicino. La promessa che ci viene fatta adesso in cambio della bonifica è che ci verranno 20.000 auto al giorno per 20 anni. Ditemi voi se non dobbiamo, anche dal punto di vista per proteggere, diciamo, la nostra salute e quella dei nostri figli e del futuro, se non dobbiamo, diciamo, attivarci per contrastare questa opera. Siamo arrivati alla decisione di presentare questo esposto alla Procura della Repubblica di Bergamo. È un esposto che facciamo per tutta una storia di contraddizioni e di contraddizioni, di carte rivoltate, di documenti che sono stati presentati prima con dei valori, poi con altri valori, che hanno consentito in questi anni di arrivare ad una serie di autorizzazioni e di varianti per il proponente alla previsione del mega centro commerciale di Quintano. Noi riteniamo che all'interno di tutte queste contraddizioni, di tutta questa inerzia anche delle istituzioni, ci possano essere dei rilievi penali e chiediamo alla Procura della Repubblica di verificare se in questi passaggi ci sono stati. Noi diciamo l'11 di novembre è stato prodotto un documento dall'ARPA che ormai certifica in maniera inequivocabile che il sito delle ex fonderie del Quintano è un sito inquinato. Le autorizzazioni che sono state ottenute in questi anni sono state ottenute anche grazie a dichiarazioni dove si attestava il non superamento dei limiti di inquinamento. Ora che la cosa è dimostrata, come noi l'abbiamo sempre detto citando dei documenti che secondo noi lo rilevavano, non dovevano essere concesse proprio per questo motivo. Per cui ora chiediamo che vengano, innanzitutto chiediamo una cosa. Attualmente è in atto una procedura urbanistica al Comune di Castel di Calepio che richiede una variante per un ulteriore aumento delle superfici commerciali e delle superfici del lotto del centro commerciale. Noi chiediamo da subito che questa procedura venga stoppata. Non vale dire adesso li concediamo, poi chiederemo la bonifica. Ora è il momento di dire prima la bonifica, poi eventualmente ragioneremo sulle questioni urbanistiche e commerciali. Ora che l'inquinamento è certificato da documenti ufficiali prodotti, diciamo, anche dalle istituzioni, chiediamo che venga da subito stoppata la variante, quindi si chieda. E poi, grazie, questo è il motivo per cui abbiamo anche fatto l'esposto,
dopo che è dimostrato che tutta una serie di autorizzazioni è stata concessa citando dei dati non veritieri, che queste autorizzazioni che sono state concesse debbano essere azzerate e quindi ripartire eventualmente con le procedure dall'inizio. Chiediamo di sospendere le procedure urbanistiche in atto, di bonificare subito ed eventualmente con l'esposto noi pensiamo di poter arrivare anche all'azzeramento delle procedure precedenti che sono state ottenute proprio grazie al fatto che in diversi passaggi è stata attestata la salubrità dei luoghi e la non presenza dell'inquinamento, cosa che ora è in modo chiaro e lampante certificato come non vero, perché ci sono i superamenti per piombo, zinco e idrocarburi.